Ciao, mi chiamo Carmine Sabbatella e cerco di fare l'artista. Sono della provincia di Salerno, ormai a Milano in adozione da circa 15 anni, prima come studente all'Accademia di Brera, poi come assistente, poi come lavoratore, un po' come ricercatore. E ricercatore appunto perché principalmente mi dedico alla ricerca del segno, che può essere su una lastra di ferro, su una pietra, nel ferro, quindi nelle forme. E la storia della mia ricerca parte appunto dalla storia dell'antropologia dell'uomo. L'antropologia dell'uomo, quindi il vissuto di una terra, di una persona, l'entità di una persona, di una terra. Io arrivo da una terra che è molto tellurica, quindi dove il ferro è parte dell'antropologia culturale di quei luoghi. E il modo, diciamo, migliore per raccontarsi è appunto raccontare anche un po' da dove si arriva, da dove si proviene. E questa per me è una grande forza, anche perché poi in una città grande come Milano, dove sono tante le persone, ma in realtà intimamente, diciamo, sei solo intimamente nella ricerca dell'arte. Infatti gran parte del mio lavoro si sviluppa durante le ore della notte in una completa solitudine, ma pensando ad un macrocosmo. Siamo all'interno di un cassettino che è dentro un armadio, che è dentro una stanza, che è dentro un palazzo, che è dentro una città e così via. Quindi siamo, come dire, nelle fondamenta di quello che è la ricerca del momento, perché è tutto legato al momento, all'antropologia è la stessa cosa, e quindi anche la ricerca. Io principalmente ricerco l'essenzialità del segno, quindi anche se i miei lavori sono molto voluminosi, certosini e ampi nella lavorazione, in realtà poi la figura ultima è composta da mille segni che compongono un'unica entità. Quindi molto spesso l'entità ultima che viene raffigurata, anche abbastanza iconista come forma, non di tipo astratto, ma il segno di per sé è molto, come dire, intrinseco di linee. Sono più linee che da vicino danno un mondo, allontanandosi questo mondo lo vedi appunto ben definito. È un po' come guardare il mondo dall'alto, si vede la terra, la vedi bella rotonda, una palla, poi man mano che scendi giù vai a cogliere il particolare, e il particolare sono le persone. Ecco, questo è un po' il senso del mio lavoro, questa ricerca della massa, della globalizzazione, vista da lontano, dandogli una forma.